tutti noi leggiamo dei romanzi e non so voi, ma io quando leggo un romanzo, l'ultima cosa che mi chiedo prima di cominciare è: ma sarà in prima persona o sarà in terza persona? Sarà uno dei personaggi che racconta la storia oppure c'è il narratore? Sapete che i letterati dicono il narratore onnisciente, no? Che sa tutto, sa cosa pensava Don Abbondio quel mattino, eccetera, o quella sera, perché questa cosa al lettore passa per lo più inosservata, perché il romanzo, se è fatto bene, te lo fa passare in automatico. Invece voi immaginate uno che ha deciso di scrivere un romanzo. Uno che ha deciso di scrivere un romanzo deve fare delle scelte, deve prendere delle decisioni. Dice: questo romanzo potrei farlo raccontare da Renzo. Mica male, tu pensa, Renzo che racconta quando ha incontrato Lucia, poi quella carogna di Don Rodrigo, dice no, non possiamo perdere, meglio di no. Potrei farlo raccontare da Lucia, pensa. Però io sono uno scrittore maschio, francamente dare voce a un personaggio femminile e renderlo credibile non è lì. Alla fine racconto, adesso sto scherzando, voi mi capite, ma ogni romanzo prevede che l'autore a un certo punto, all'inizio, se va bene all'inizio, perché a me è capitato anche di cominciare a scrivere dei romanzi a pezzi e bocconi e poi scoprire che avevo fatto dei pezzi in prima persona e dei pezzi in terza persona e poi devi decidere, no? Ecco. Allora, questo romanzo è molto diverso da tutti i miei altri, ma anche perché non è un romanzo storico. Questo è un romanzo, per capirci, che si svolge a New York nell'estate precedente l'attentato dell'11 settembre, d'accordo? Quindi siamo nell'estate del 2001 e qualcuno di voi potrebbe ben dirmi: come se non è un romanzo storico? È un'altra epoca, è un altro mondo, qualcuno di voi non era ancora neanche nato magari nel 2001. Ma noi che c'eravamo sappiamo che tutto sommato è molto vicino al nostro tempo, no? Ecco. Io finora avevo fatto romanzi storici in cui l'idea era: proviamo a far vedere come pensava e come ragionava e come vedeva il mondo un viaggiatore di fine 700, di inizio 800, no? Come vedeva il mondo un veterano sudista dopo aver perso la guerra civile? Com'era quell'Atene del V secolo a.C. che assomigliava così tanto alla Roma degli anni 70, di quando ero ragazzo io, dove i ragazzi pariolini massacravano di botte le ragazze povere di periferia? No, ecco. Era sempre la scommessa, era sempre raccontare un'altra epoca.